il giovane regista Federico Sciascia di Latina qui sul palcoscenico per fargli qualche domanda. Un applauso, grazie. Ciao Federico. Buonasera. Ah, caro Federico, giovanissimo, 18 anni, ti sei diplomato? No, ancora no, quest'anno. Perfetto. Senti, io volevo farti appunto qualche piccola domanda e questa penso che sia per te quella fondamentale. Com'è nata l'idea di avvicinarti a questo mondo così difficile come quello del cinema? Sì, allora, vabbè, l'idea è nata un po' di questo corto nell'ambito di un corso di regia, ma già prima avevo fatto degli altri lavori, già diciamo all'età di 14 anni mi ero avvicinato un po' per gioco, come magari spesso capita con gli amici, no, di realizzare un film. Certo. Una mia amica aveva scritto la sceneggiatura, avevamo fatto questo film oro che poi non è stato completato. Però poi mi sono appassionato diciamo a questo mondo e mi è piaciuto sempre di più e già un anno e mezzo fa diciamo, ho girato un mediometraggio. Beh, vedo che sì. Già l'esperienza è abbastanza ricca. Sì, sì. Senti, un tema delicato come quello del lavoro, come mai questa scelta? Allora, diciamo, l'idea di questo spot è nata circa un anno fa, in questo periodo più o meno, e al tempo del tragico incidente della ThyssenKrupp, si è ricordato, fabbrica che erano morte molte persone bruciate, e siccome praticamente dovevamo scrivere un soggetto per realizzare un lavoro di fine anno nell'ambito del corso di regia che frequento presso il mio istituto, il liceo classico, e allora sono riuscito a trovare questa idea, questo soggetto molto semplice, ma che comunque in pochi secondi potesse riuscire a trasmettere un messaggio forte e a far riflettere sul problema purtroppo sempre attuale della sicurezza sul lavoro e delle morti in bianco. Un'idea comunque che nello stesso tempo magari potesse essere apprezzata anche per alcune caratteristiche tecniche stesse del filmato, come avete potuto vedere, se l'avete colte, perché ad esempio l'effetto sorpresa finale, come tipico di un cortometraggio, c'è anche in questo spot, di quando la macchina da pesa scopre che il padre si trova sulla sedia a rotelle, sì. O ad esempio lo stesso parallelismo che c'è poi fra la scena dell'incidente, la scena del bambino che fa cadere le costruzioni, lo stesso titolo ad esempio si è notato appunto che si riflette nella trama. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di altri elementi studiati ad hoc, certo. Visto comunque pochi secondi il filmato, magari la prima volta si può anche non cogliere. Certo. Senti, questa è una domanda molto importante. Aspiri a diventare regista oppure vuoi occuparti di qualche altro ambito dello spettacolo appena ti diplomerai? Vuoi rimanere su questo campo oppure vuoi spostarti? Guarda, ancora non ho le idee molto, molto chiare, nel senso che ancora devo fare una decisione sul futuro, però siccome questo sicuramente è un ambito che mi piace, è una delle varie passioni che ho, visto anche il successo, comunque spero di poter continuare. Vabbè, allora Federico, io ti do un grosso in bocca al lupo. Grazie. E spero di rivederti. Un'ultima cosa, volevo ringraziare, giusto fare i ringraziamenti, perché ovviamente bisogna dire, certo, che lo spot è stato realizzato nell'ambito di un corso di regia, per cui io sono stato il regista e l'ho scritto, però ovviamente ci sono state tutta una serie di altri ruoli, infatti è stato possibile raggiungere questo risultato proprio grazie al lavoro di una troupe. Ovviamente questo non è una novità, perché nell'ambito di un cinema è un lavoro di squadra, si certo sa. Se prenderai questo lavoro ti dovrai abituare. Però ovviamente la particolarità evidentemente di questo spot è stata proprio quella che la troupe era formata da soli ragazzi, no? Perché dei ragazzi appunto del corso di regia, che ringrazio tutti, come avete visto dai titoli di coda sono molti, alcuni sono presenti in sala, quindi li voglio ringraziare. Infatti ho visto che hanno dato ogni dettaglio, hai messo fino all'ultimo, fino al ciacchista. Sì. Poi ringrazio ovviamente anche colui che ci ha dato tutte le dritte del caso, ovvero il nostro insegnante del corso di regia Alessandro Capuccio, e ovviamente anche gli attori che sono presenti in sala, ovvero Eugenio Pastore e il bambino che anche lui ha partecipato, diciamo, che è stato anche il protagonista. È stato il protagonista, diciamo, molto bravo, sicuramente per un prossimo spettacolo. Lo prenderò, ecco, Fabio Narciso. Salutiamo. Va bene, Federico, io ti ringrazio e ti nomino un grosso in bocca al lupo. Grazie a voi.